Segretario Boni, Milano sempre al centro di polemiche per la questione immigrazione dalla casella Montello, oggi i giornali parlano anche di racket della prostituzione che ritorna abbastanza insomma, rilevante, mentre lei nei giorni scorsi ha lanciato un altro avviso, un altro appello, attenzione agli irregolari cinesi, perché ha detto questo? Perché purtroppo per noi e per tutti all'interno della comunità cinese, attenzione, io non sto dicendo che tutti i cinesi, c'è una possibilità, una capacità di inserimento del clandestino molto pesante, soprattutto in una comunità che è molto chiusa. Basta vedere i controlli che vengono fatti, ma soprattutto anche il fatto che spesso e volentieri non vediamo un funerale cinese, questa è la battuta più simpatica, però una testata giornalistica nazionale ha parlato di 14 morti. Non mi si venga a raccontare che quando un cittadino cinese, tra virgolette, sente l'approssimarsi della fine della vita, prende l'aereo e scappa in Cina. Io credo che deve funzionare sul sistema di regole, perché l'integrazione passa attraverso questa cosa, cioè regole chiare, diritti chiari, doveri chiari. Rispetto a questo, oltretutto la comunità cinese ha questa forza imprenditoriale che è altissima, lo vediamo tutti i giorni, però deve esserci un controllo da parte delle istituzioni che deve essere forte e chiaro dall'inizio, senza scopo di persecuzione. A proposito di integrazione, sta facendo molto discutere il fatto che si stiano impiegando dei profughi per lavori tipo, non so, per pulire l'ambiente, ecco, lei cosa ne pensa? Io penso che questo è uno, sfruttamento dei lavoratori, se è gratuito. Due, se è pagato è l'invito ad altri ad arrivare, perché una volta che arrivano li facciamo lavorare, a questo punto qui qualcuno mi dovrebbe fare capire perché noi teniamo qui della gente, non sappiamo chi è. Scopriamo dei casellari giudiziari, non ultimo quello che era arrivato, che aveva fatto un omicidio, se non sbaglio, nel proprio paese, e oltretutto li manteniamo di loro, non abbiamo i soldi per i terremotati quasi, e abbiamo i soldi per questi qua. E il risultato finale è che io credo che uno che è qui in attesa, uno non ci debba ripagare di niente, perché anche quelli che passano così ci ripagano, no, perché noi non sappiamo se lui ha diritto di stare o non di stare. Se scappa dalla guerra possiamo aprire le porte a tutte le famiglie che vengono, soprattutto donne e bambini. Se uno arriva qui e non sappiamo che cos'è qui a fare, non vedo perché dobbiamo usarlo per dargli un lavoro. L'obiezione è, piuttosto che vederli bivaccare tutto il giorno, è meglio renderli utili in qualche modo? Beh, che non possano pulirsi le case dove, o gli hotel o le caserme dove vengono ricoverati. Non hanno abbastanza lavoro all'interno? Credo che basterebbe fare questo. Basta, lei quando vuole fare un servizio, così lo fa vedere ai cittadini italiani, vada a vedere dove sono accampati, se tengono le zone pulite, andate a fare un giro a Como e vedete che com'è il terreno, il territorio quando viene abbandonato da questi.